Cinecittà, ricevuto dal presidente Cambi, l'onorevole Andreotti. Dan è accolto da Luzzatto e Marconi. Visita ai teatri. Il nostro maggiore stabilimento potrà, varata la nuova legge sulla cinematografia, diventare il centro di una delle più importanti produzioni mondiali. Un pezzo dell'antica Roma sta sorgendo in questi recinti della nuova Roma. Cordiali colloqui di Andreotti e De Pirro con le maestranze. Dopo le costruzioni, i costumi del nuovo Quo Vadis, fu il soggetto che alle origini lanciò il nostro cinema. La sua ripresa è augurio di nuovi successi. Venga, venga, signore. Venga, si accomodi. Dica, dove andiamo? Piazza Montecitorio 115. Piazza Montecitorio? Ah, onorevole. Vale onore. Non immaginavo mai di avere il piacere di averla sul mio taxi, Zara 87. È un grande romanista lei, è grande tifoso della Roma. Lei è venuto qui e si è proclamato, tutti lo sappiamo, tifoso giallorosso. Bene, ma non teme che questa sua fama di tifoso giallorosso numero uno possa levarle dei voti, quelli degli juventini per esempio o dei laziali? Sono delle convinzioni talmente pre-politiche che non c'è nessun calcolo politico che possa farle modificare. D'altra parte io ho anche molti amici nella Lazio e quelli anzi che pensano di dare a me le loro simpatie li ritengo i più intelligenti tra i biancazzurri. Ma io credo che in conflitto con la propria coscienza non ci si debba andare mai né in politica né fuori. Ed è un'operazione che lei esce facilmente? Direi sì, perché ci sono delle verità essenziali, ci sono degli impegni morali di carattere profondo sui quali è impossibile qualunque transazione. Aveva riscosso la adesione anche da noi, insomma, c'era gente che teneva il santino di Stalin a capoletto, insomma, cioè, questo non è uno scherzo, ho visto io in periferia a Roma, insomma, c'era questa forma di infatuazione, massimalismo, insomma, di bianco e di nero, insomma, questo è uno dei mali da cui dobbiamo stare molto attenti, per carità, in circostanze storiche molto diverse. Ma quando in Italia abbiamo abbandonato la proporzionale, rischiamo di avere queste contrapposizioni, insomma, o sei di qua o sei di là, che è diverso dalla nostra tradizione migliore, insomma. Però quello che mi dava più impressione era alcuni personaggi, uomini semplici, non di studi, alcuni personaggi che avevano appunto fatto quasi tutta la loro vita, insomma, da quando, insomma, hanno cominciato ad essere ragazzi fino al momento della liberazione, l'avevano fatta al confino o l'avevano fatta in prigione. Io ho avuto nei confronti loro sempre un certo rispetto, perché mi sono domandato, sarei stato capace io di farlo? Io non lo so. Però onorevole, ci sono pure tanti suoi colleghi, di quelli che dicono sempre famo, 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 e non fanno mai niente. State sempre a litigare, litigano sempre. Beh, si chiama la dialettica politica. Buonasera, scusi, volevo presentarle... In un certo senso avere il coraggio di dire che difendiamo l'imperfezione si va controcorrente, ognuno cerca anzi di apparire molto meglio di quello che è, di voler far concentrare tutti i possibili riscontri positivi su se stesso, sul proprio clan, sul proprio ambiente. Sì, volendo dire in qualche modo, i politici sono uomini di spirito, nel suo caso il punto interrogativo, il punto interrogativo lo volevo togliere. La domanda voleva essere, secondo lei, come il popolo oggi vede la classe politica italiana? Con sospetto, con affetto, con fiducia? Credo che da sempre dei politici se ne dice piuttosto male, perché sono elementi su cui ci si deve divertire, in fondo
prima lei ha parlato delle tasse, quelli che mettono le tasse non è che suscita entusiasmo. Ma, no, qualcuno l'ammazzerebbe proprio, onore, adesso non volevo dirlo, ma no, tanto, di dire. Tanto poi ne viene un altro e le mette lo stesso. Questo. Come fa a mantenersi così in forma? Sono abbastanza abituato a lavorare, poi forse, non so, il malocchio non mi arriva. Poi sempre ben pettinato, direi, sovente quando vedo che atterra un aeroporto dove c'è sempre vento, lei non si spettina mai. No, ma questo non è vero, guardi, ho molte altre doti, ma questa no. Eppure io non l'ho mai visto spettinato. Sul piano strettamente civile nessuno può togliere ai militanti cattolici un merito storicamente ineccepibile. Se i cattolici non avessero, rispondendo ad un concetto elevato di libertà e non lasciandoci suggestionare da quei modelli che chiedevano di ritardare la libertà per avere il progresso, se questo mondo cattolico non avesse chiamato a raccolta altre forze politiche che la pensavano diversamente da noi, ma volevano e dovevano fronteggiare un assalto massiccio, beh, forse molte cose successivamente non si sarebbero sviluppate. Certamente sentiamo che forse questa imperfezione nella vita pubblica italiana avrebbe potuto essere minore se noi fossimo stati migliori, se noi fossimo stati più bravi. In teoria siamo tutti contro le dittature, ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria, perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri sbagliano. Ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice: ma come, il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia, perché non è la scienza che ha creato guai, è il modo con cui i risultati della scienza sono stati dai politici amministrati nel mondo che ha suscitato spesso dei guai e che può suscitarne ulteriormente. Non uscire da una dittatura è molto difficile, ma credere di uscirne soltanto per concessioni dall'alto, dando a rate la libertà, è una grande illusione. Montanelli scrisse, se non sbaglio, che in chiesa De Gasperi si rivolgeva a Dio e Andreotti al prete. Che voleva dire con questa frase? Non so se volesse più lodare De Gasperi o più sfottere me. Certamente se voleva dire che la spiritualità, la tempra di De Gasperi era molto superiore a quella mia, Montanelli ha ragione. Hanno pensato altri non politici a così crearmi un certo numero di difficoltà. Ma sapete che mi ha aiutato molto? Io tengo un diario. Se non l'avessi avuto sarei finito, perché se uno mi dice: ma tu 5 anni fa ti sei incontrato con Pinco Pallino, allora io posso dire: no, un momento, io 5 anni fa stavo qui. Questo diario mi aiuta, un diario curioso. Una volta una mia nipote si è messa a spulciare e mi ha preso in giro per una settimana, perché sotto la data 16 aprile 1945 c'è scritto: mi sposo. Ho registrato tutto io nel mio diario, così che quando hanno cercato poi di intrappolarmi, ho finito col potere dimostrare che questo non era vero. Ma avere un sistema che garantisca di più e che ognuno debba rigorosamente stare nel suo campo, e che la politica si deve fare solo nella politica, questo è un sistema a cui noi dobbiamo arrivare. E la vita di ognuno di noi è composta di cose prevedibili e di cose non prevedibili.
quando una cosa sembra poi che va in un indirizzo che vi rattrista, basta avere un momento di pazienza e le cose poi si aggiustano. Però attento a non togliere chi ha una certa vocazione, a non togliere la volontà di poter, sia consentito di dire, il servizio politico. Certamente poi c'è anche un po' di vanagloria, un po' di sentimento di potere, fuori di dubbio. Ma lei è? Pare di sì. E lei è il giovanotto dei Videofonini 3. Complimenti vivissimi. Complimenti a lei. Senatore, quanto mi piacerebbe vederla parlare in Senato. No? È proprio il mio pupillo. È matta. Però, veramente, quello che deve distinguere non solo il cristiano targato, ma il naturaliter cristiano, cioè l'uomo corretto. La vita pubblica deve essere prevalentemente un servizio. Poi, come questo nel conto finale servirà, lì ognuno di noi deve fare più affidamento sulla misericordia di Dio che non su un esame del proprio libretto di lavoro, insomma, io almeno penso così. Onorevole, gliene saranno capitate di tutti i colori, in tutti i sensi. Un episodio così divertente che lei ritiene tale? Forse quasi tutta la mia vita. E a mia volta fui oggetto di una tensione, perché una delle più accese parlamentari, che era Nadia Galli Cospano, è morta non molto tempo fa, perché lei entrò come una furia nel transatlantico, perché lei se ne ha potuto passare il cordone, insomma, e mi prese così, mi disse: vieni fuori che menano i deputati. Io disse: beh, è una buona ragione per stare dentro, cioè, scusate se banalizzo, ma nella vita avere questo carattere mi ha aiutato molto, insomma, quindi insomma, forse perché nella mia famiglia avevamo conosciuto, insomma, mio padre è morto che io avevo poco più di 2 anni, quindi avevamo conosciuto, insomma, avevamo esaurito quello che era il coefficiente dolore. Però di De Gasperi vorrei dire questo, perché deve rimanere questo. De Gasperi è stata una figura eccezionale, vera. Quali sono gli insegnamenti? Li vorrei riassumere in 3 insegnamenti. Primo, diceva: prima di tutto voi dovete onorare le vostre scelte politiche con la vostra vita personale. Gli uomini devono vedere non quello che dite, devono vedere come voi agite, la vostra coerenza, la vostra integrità, la vostra semplicità. Secondo, si disse una norma importante e la spiegò anche in un modo banale, veniva spesso a parlare ai giovani. Si disse: badate, quando avrete responsabilità di carattere politico, promettete sempre un po' meno di quello che siete sicuri di poter mantenere. Lo spirito deve essere uno spirito sinceramente cristiano. Esemplifico: dove c'è oggi un contrasto che noi abbiamo anche nell'interno nei confronti di un problema di cui non sottovaluto, specie in alcune zone, anche un impatto che crea delle difficoltà. Parlo di tutto il problema delle immigrazioni, però a noi ci hanno insegnato che lo straniero deve essere oggetto di attenzione, ce l'ho insegnato la scrittura, messo accanto alle vedove e agli orfani. Onorevole Andreotti, a distanza di 5 mesi, può finalmente dirci quali sono state le maggiori difficoltà che ha trovato nel presiedere il suo governo? Direi che la principale è quella di aver formato un governo troppo al centro. Perché? Perché al centro c'è troppo traffico, comunisti pesanti, socialisti con rimorchio, repubblicani a scoppio, e l'ingorgo era inevitabile. Onorevole, qual è stata la posizione del partito nei confronti del suo governo? Eh?
qual è stata la posizione del partito nei confronti del suo governo? Ripeta la domanda. Vorremmo sapere qual è stata la posizione del partito nei confronti del suo governo. Ah, posizione di estrema lealtà e correttezza. Devo dire che in ogni votazione da me richiesta alla Camera, molti dei miei colleghi di maggioranza si sono dimostrati franchi. Bene. Tiratori. Come? Franchi e tiratori. Guardiamo piuttosto al futuro con ottimismo. Io sono un andreottimista. Molta gente, gente sapiente che sa risolvere tutto sulla carta, che vuole una cosa e vuole il contrario, pronta a dir male se si risolve in un modo, pronta a dir male se si risolve in un altro. Onorevole Andreotti, grazie di essere venuto. Comandiamo. Come andiamo? No, ho chiesto io come andiamo. Io le ho risposto come andiamo. Come andiamo noi, almeno fino a prova contraria. Qui non sto a vendere i vasetti democristiani. Io parlo con assoluta libertà e con profonda convinzione. Che significa il cristiano in politica? Certamente vi sono momenti nei quali, quando vi è una persecuzione in atto, si deve far fronte insieme per evitare che questa persecuzione travolga tutto, e possibilmente, quando si vede attorno una persecuzione, per evitare che questa persecuzione tocchi anche la comunità religiosa della nostra nazione. E quanta gente adesso deve fare atto di contrizione, lo faccia pure in privato, noi non chiediamo niente di pubblico, ma quanta gente deve fare atto di contrizione quando accusava Pio XII che invitava gli italiani a difendere la propria libertà e nella propria libertà la libertà della Chiesa. Sono 30 anni che lei è immancabilmente al governo. Non le sembra il caso di prendersi un po' di riposo? La ringrazio, signorina, per questa domanda che mi pone con questa franchezza, ma assolutamente a me il potere non mi logora. Anzi, le devo dire che in questi ultimi tempi ho intensificato esercizi ginnico-atletici, ho intensificato anche e faccio molti sforzi. Per irrobustire il fisico? No, per irrobustire il fisco. Onorevole Andreotti, il suo partito respinge sdegnosamente il compromesso storico con il Partito Comunista, ritenendo inconciliabili cattolicesimo e marxismo. Però il suo governo si regge perché i comunisti si astengono. Che senso ha tutto ciò? Guardi, un senso chiaramente logico, perché i comunisti si astengono e l'astinenza è chiaramente una virtù cristiana. Meglio fare il sub o il morto a galla? No, basta fare del morto, è proprio una mania. Sono passati tanti anni da allora e ci ritroviamo qui tutti e due insieme ancora. Lei ha intenzione di continuare ancora per molti anni? Come lei. Guardi, per ora programmiamo per questo piccolo scampo di 12 anni che arriviamo al 2000, poi faremo il programma per il dopo. Allora, io sono d'accordo con lei. Fra 12 anni ci vedrete ancora tutti e due su questo palcoscenico. Posso fare anche una domanda? Sarà una domanda banale, ma io voglio sapere che cosa vede nel suo poco tempo libero in TV e il ministro degli esteri Andreotti. Questo è un po' complicato, perché io sto poco a casa, in ufficio non vedo la TV, qualche cosa vedo, ma siccome voglio continuare a campare in pace con tutti, non glielo dico. Invece di commemorare De Gasperi, insomma, meno male, noi ci leveremo dalle scatole Andreotti. Disse anzi una parola molto più avveniristica di scatole, ma meglio rimanere nel convenzionale. Però anche su questo vi è molta confusione, perché una possibilità umanitaria cosiddetta vera di salvare Moro non c'è stata mai. Qui il concetto di avversario è un po' complesso, perché ci sono gli occulti e i palesi. Io ho sempre rispettato chi, credendo in una idea, è coerente. Posso dare un esempio? Un personaggio
verso il quale De Gasperi aveva una certa ammirazione, nonostante ci creasse delle situazioni terribili. Di Vittorio, che era a capo della Confederazione del Lavoro, insomma, organizzava l'occupazione delle terre, insomma, l'assedio di Mirafiori e così via. Però De Gasperi aveva una grande stima di carattere proprio morale, e una volta ebbe a dire, allora, non dopo, ebbe a dire che in fondo la provenienza di Vittorio da una zona cerignola, una zona del Foggiano, dove la situazione era talmente misera dal punto di vista economico, che per avere due giorni al mese i braccianti agricoli, due giorni al mese di lavoro, c'era bisogno del decreto del prefetto, l'imponibile di manodopera. E De Gasperi, diciamo, uno che è nato lì e certamente non può essere moderato. E direi che questo rapporto fece sì che anche in un momento che si collega a quello che prima ho accennato, il Patto Atlantico. Il Patto Atlantico, noi, a parte i cortei, la tensione, c'era una contrapposizione, perché è chiaro che, insomma, era una svolta di carattere storico. E pochi mesi dopo la firma dovevano arrivare le armi. Allora dovevano arrivare queste armi. Grandi manifesti, insomma, qualcuno della mia età o quasi si può ricordare, grandi manifesti, non sbarcheranno le armi, insomma, e c'era molta tensione, insomma, alla vigilia di questo. De Gasperi mi mandò a parlare con Di Vittorio e la risposta fu stupenda, perché dovevano sbarcare a Livorno. Di Vittorio mi disse: ma guarda, di a De Gasperi, forse lui non conosce abbastanza i portuali di Livorno, purché si rispettino i loro diritti, loro sbarcano tutto, non succederà niente. E non successe niente, perché probabilmente nel proprio intimo, io credo che almeno in una piccola quota, anche una parte dell'opposizione che si batteva contro, però probabilmente sentiva che un bilanciamento non era poi così negativo, e che se fossimo stati travolti, sì, loro forse ufficialmente erano dal lato dei vincitori, ma però saremmo stati tutti vinti. Considerava che forse l'inquilino di Palazzo Chigi era bene che avesse lo sfratto. Ma vede, se dovessi dare una definizione di Craxi, direi questo: Craxi ha moltissime doti, quelle si suppongono, ma anche qualche difetto, direi, è un atleta con qualche dimenticanza. Per esempio, quando fa la staffetta si dimentica al passaggio di dare il testimone. Sì, non direi che Craxi abbia delle simpatie accentuate per me, almeno non me ne sono mai accorto. Le dispute tra scienziati per sapere se il potenziale nucleare presente nel mondo significava la distruzione 35 volte o 18 volte dell'intera umanità. Ma signori miei, basta una volta, il resto, insomma, nemmeno gli scienziati resterebbero a fare i loro calcoli. Certamente l'ordine nuovo che noi dobbiamo creare è un ordine che richiede dei grandi sacrifici in coloro che stanno bene, se si vuole far sì che coloro che stanno male possano avere la legittima speranza e di fatto pervenire ad una condizione tollerabile. Mettere in condizione dei popoli vicini, se noi non mettiamo questi paesi in condizione di avere una forte agricoltura molto più moderna, di avere delle condizioni di vita industriale, di vita artigianale, di vita turistica, ma ci saranno milioni e milioni di persone che sfonderanno i confini dell'Europa. Sarà veramente qualche cosa di straordinariamente non frenabile. Chi dice queste cose, allora bisogna poi che sia coerente e non si lamenti se si dice: ma come, abbiamo bisogno di tante cose noi e andiamo a dare degli aiuti ai tunisini, agli algerini, ai libici o ad altre popolazioni. E ho critica dicendo: ma possono loro, con un piano interarabo, direi alimentato dal petrolio, forse potersi aiutare? Sono modi che
valgono per scrivere dei libri, non per risolvere dei problemi. Volevo dire una cosa, che lei lo sa che noi due abbiamo una cosa, una grossa cosa in comune? Noi due. Voi due? Lo dice ad alta voce. Noi due. Lo sa? No, veramente. Piacciamo ai giovani. Come voi due, io? No. Un momento! Comunque, è una cosa molto curiosa. Volevo sapere la ragione, ma perché lei piace ai giovani? Senta, per lei è abbastanza facile. Il Movimento Democratico Cristiano è nato in reazione proprio ad una cultura non laica ma laicista che voleva far sì che la parte dello Stato, il civile, non fosse per carità mai contaminato da qualche cosa che avesse odore d'incenso, odore di chiesa, dicevano poi di sagrestia, non so mai perché sia stato così declassato. Cerchiamo di vedere su certi valori se noi possiamo metterci d'accordo, e valori non che riguardino interessi materiali né della chiesa né dei cristiani come tali, ma che riguardino la sostanza, questi valori storici della famiglia, della scuola, della libertà di informazione, effettiva libertà di informazione. Ma c'è di più, guardate che forse ci sfugge, ma oggi dove si trasferisce il grande confronto? Si trasferisce in alcuni domini nuovi della bioetica, si cerca di distruggere, direi, il senso della creazione, i figli del farmacista, i figli della chimica, la morte accelerata, dando il senso della modernità a tutto quello che è rottura di un ordine naturale delle cose. Qui noi dobbiamo dire agli uomini di andare d'accordo. Vogliamo cercare di affermare una linea di bioetica che sia veramente di etica e che non possa veramente dare all'uomo il senso di un prodotto chimico, il senso di una manipolazione genetica. Forse sono temi ancora che sembrano lontani, badate che quando queste cose si mettono in campo e non si arginano sufficientemente, poi si arriva ad un punto nel quale la razionalità viene superata dalla passionalità, dalla disinformazione, dal timore di non sembrare abbastanza moderni. E noi abbiamo giustamente festeggiato il centenario del Rerum Novarum, poi delle encicliche si citano sempre solo le prime due parole, perché se uno va un momento avanti forse capisce un po' meglio che voleva dire Leone XIII. Rerum Novarum semel excitata cupidine, cosa che però scorre, perché forse non voglio fare adesso il sapientone, perché io sono nato a Roma, ma la mia famiglia è ciociara, quindi questo Papa ciociara l'ho studiato sempre un po' meglio di quanto non l'abbiano studiato degli altri. Ricordo di aver sentito delle cose che non stavano in cielo né in terra, per esempio dire, per carità, la tessera data agli aspiranti era un modo di comprimere la libertà. Certa gente non ha mai capito niente, qualunque età abbia, secondo me. Mentre lei ovviamente rimane, no? È una vocazione che ho. Sì. Che cosa questo vuol dire? Vuol dire che una regola la società deve darsela, altrimenti vi è il caos, vi è il disordine, vi è il sopruso, vi sono le caste, vi è l'intransigenza, vi è il razzismo e così via. Allora questa regola deve da un lato essere legittimata dal consenso popolare e dal suffragio popolare, dall'altro ispirarsi in un certo senso come una premessa a determinati valori naturali che non possono essere disattesi a maggioranza o a minoranza. E noi allora sappiamo che qualche volta la pigrizia porta qualcuno a rimpiangere le dittature. Anche adesso c'è qualcuno che dice, avete visto? Beh, tutto sommato era meglio prima. Era meglio per te che stavi qui, non per quelli che stavano lì. Le fa più gola al Soglio Pontificio o al Quirinale? Mi piacerebbe molto essere Papa, ma
non essere de vacante e poi c'è il celibato ecclesiastico che non mi attira. Con Pio XII una volta feci una figura proprio da cane, perché ero sottosegretario alla presidenza, ero andato a fargli vedere una cosa bella, un film su Maria Goretti che era molto bello, e il Papa mi disse: vieni un momento di là, e tirò fuori una serie di giornali. A parte che cominciai malissimo, perché allora c'era una trasmissione, non c'era la televisione, non so se era un bene o un male, ma non c'era, non c'era la televisione e c'era il convegno dei cinque. Il Papa mi disse: hai sentito ieri sera il convegno dei cinque? Io feci una figuraccia, dissi: no, io lavoro la sera. Mi disse: anch'io lavoro, ma l'ho sentito. Allora mi sentii un po' veramente avvilito e, anche se non è giusto, cercare di pigliarsi la rivincita con il Papa, cercavo di recuperare un po' di terreno per non franare completamente. La tirò fuori un settimanale, era la settimana Income, che usciva allora, che c'era il filmato nei cinema e il settimanale, e c'era una fotografia di una signora che entrava alla scala e, uscendo dalla macchina, insomma, tirava su il vestito lungo per non calpestarselo. Ripeto, anche qui cose che le giovani generazioni si riderebbero sopra, a dire che quello colpiva un po' malamente dal punto di vista morale. E il Papa mi disse: ti pare giusto questo? Insomma, allora io dissi: ma è più responsabile il governo, che non è capace di impedirlo, o il proprietario? E mi disse: no, certamente il proprietario. E allora potevi prendere la rivincita e dissi: guarda, il proprietario è lei, perché le azioni sono in mano alla Santa Sede di questa cosa. Quando discutemmo alla Costituente l'articolo che l'Italia ripudia la guerra, vi era stato un emendamento che diceva: salvo che per difendere la propria indipendenza. E questo emendamento non fu accettato, ma non fu accettato non perché si diceva che non si debba difendere la propria indipendenza, ma perché un uomo illuminato, gli atti sono lì, quindi non ci piove, Vanoni disse: no, perché ci può essere anche in un domani una solidarietà internazionale che obblighi a dover difendere anche armati quelle che sono delle posizioni giuridiche. Una grande opera di coltivazione di pace, di abituare, perché fra l'altro se uno non si abitua a non essere prepotente nelle piccole cose, in se stesso, nella vita quotidiana, potrà essere magari un partigiano della pace con diploma e decorazione, ma non è un uomo che è operatore di pace certamente. Allora io credo che noi dobbiamo dire qui, in questo contrasto tra il palazzo, quello che si dice il palazzo, che poi molte volte si ha l'illusione di poter dal palazzo veramente fare in modo che le cose debbano andare in una maniera o debbano andare in un'altra. Ricordo la delusione di Nenni quando, dopo aver tanto parlato della stanza dei bottoni, poi venne nella stanza dei bottoni e si accorse che forse i bottoni c'erano ma mancavano le asole, non c'era la possibilità di poterli molto utilizzare. Morale della favola: può esistere una società cristiana? Io direi di sì. Una società naturalmente cristiana. Guai ad una società in cui ci fosse l'obbligo di seguire una religione. Ma sappiamo però che la naturalità cristiana non richiede appunto che vi sia nell'obbligo, nella totalità, tantomeno dell'adesione alla fede cristiana, non parlo solo della fede cattolica. Noi però dobbiamo essere dei grandi fautori di una società che abbia quelle radici obiettive di giustizia, di comprensione, di reciproca tolleranza, di senso di carità nel migliore modo di accezione di questa parola, per cui allora si possa dire veramente si contribuisce ad un mondo che non sia fatto di uomini lupi gli uni tra gli altri. Le piace Margaret Thatcher?
Da che punto di vista? Da uomo, naturalmente, non come primo ministro. Anche se non mi piacesse, dovrei dire di sì. Ma in sintesi direi che io mi sento un uomo molto normale, un uomo medio, e forse se ho potuto, posso rimanere nella vita pubblica dopo un periodo così ampio, è proprio quello di avere, qui vorrei dire che mi aiuta una certa consistenza romana del mio carattere, di avere la consapevolezza e dei miei limiti e anche dei limiti degli altri, di non montarmi troppo la testa quando le cose vanno molto bene, non deprimermi oltre il necessario quando ci sono molte difficoltà o quando il barometro segna tempesta, cioè dobbiamo amministrare e rappresentare un popolo quale è e non quale potremo, scrivendo un libro o un trattato, cercare di configurarselo, ma in maniera astratta. Certo, da molte altre persone ho avuto modo di imparare e da altre ho avuto modo di convincermi che facendo il contrario si è nella strada giusta. Alla fine, quando si trattò poi di scegliere se doveva o no diventare, dopo essere stato capo provvisorio dello Stato, Presidente della Repubblica, tutti eravamo lì a cercarlo perché non si ritrovava più, e uscì un meraviglioso articolo di Lupinacci che diceva: onorevole De Nicola, decida di decidere se accetta di accettare. È un po' difficile nel momento in quale si discute a che età uno deve andare in pensione, e uno che ha 84 e frazione, insomma, che non si senta di dover ammainare le vele. Però io sotto questo aspetto devo dire, forse allora anche chi, non che per questo adesso esprima gratitudine, non arrivo a questo, ma forse anche per chi mi ha creato queste enormi trappole, insomma, nelle quali, insomma, si sperava che poi io cadessi a un certo momento, insomma, può darsi che tutto sommato per me, per un certo mio equilibrio, forse per la stessa mia vita spirituale, non mi abbiano fatto del male. Allora, per carità, insomma, adesso non posso arrivare a serbare gratitudine a questi, perché questo sarebbe, insomma, sarebbe troppo. Però piacerebbe solo una cosa, a cui non credo nemmeno un poco. Mi piacerebbe che fossero convinti di quello che avevano fatto, non solo a me, ma nei confronti di molta gente. Lei mi timorisce un po'. Non sono abituata, naturalmente, a intervistare personaggi politici della sua, del suo valore, della sua importanza. Beh, nemmeno io ad essere intervistato da lei, ma possiamo fare un po'. E si sente più tranquillo con una donna davanti? Beh, sa, ci sono donne e donne. Ah, sì. Ah, allora, cosa vuol dire? Che di me ha paura o si sente di me ha paura? No, Raffaella, ma no, cosa dici? Grazie. Non vorrei sottovalutarla, ma no. Quello di riuscire a capire le persone, di sapere stare a sentire, non solo voler parlare per forza, di cercare di approfondire i problemi e di guardare le cose che cambiano per non essere così cocciuto sempre nelle stesse posizioni, ma nello stesso tempo essere abbastanza fedele a dei principi. I nemici o gli avversari sembrano sempre di più perché fanno più chiasso. Uno che è amico normalmente non si mette a dire io sono amico, mentre uno che vuole farti una critica o vuole cercare di farti uno sgambetto, beh, fa il clamore massimo possibile per attirare l'attenzione su di sé. Insomma, io sono da 40 anni deputato, quindi è chiaro che c'è anche delle persone a cui posso stare un po' sullo stomaco, e pazienza, prendano un bicarbonato. È più facile che lei diventi santo o che Orlando torni a fare il sindaco di Palermo? Ma guardi, che io diventi santo, oltretutto ci si diventa dopo morto, quindi non potrei dare nessuna garanzia personale. Per il resto mi astengo, sono lieto di non essere elettore a Palermo. Se uno che ti fa una cattiva azione ha anche la soddisfazione di vederti arrabbiato, gli fai un piacere, questo non lo devi fare.
forse di guardare delle persone i lati buoni indipendentemente da chi siano, di che ceto sociale siano, da come la pensino. Questo mi aiuta sempre molto, perché io più vado avanti nella vita e più vedo che il bene e il male è molto distribuito da una parte e dall'altra, non esistono degli angioletti e dei diavoli che sono tutti insieme gli uni e tutti insieme gli altri. Spero che lei avrebbe detto anche questa frase qua: suo papà è morto all'età di 33 anni, suo nonno anche. Lei dice: io ho scampato questo pericolo. Sì, sono preoccupatissima perché quest'anno ne ho 66. Badate, la fine della guerra fredda è stata dannosa per l'Africa, perché tutti aiutavano l'Africa, ma non per uno spirito missionario, ma perché c'erano situazioni di presenza politico di carattere internazionale, per affermare la propria e per impedire quella degli altri. Perfino la Cina ha fatto dei grandi progetti di aiuto per il continente africano. Poi con il muro di Berlino chi si è visto? Si è visto, l'Africa è stata dimenticata, l'Africa soffre, l'Africa muore, e dobbiamo evitare che ci sia una leggenda che pure si sta accreditando e che alcuni volutamente mettono in circolo, cioè che il conflitto, chiamiamo economico-sociale, nord-sud, voglia dire un conflitto cristianesimo-islam. Questa è una bestemmia che noi non accettiamo in maniera assoluta. Voi riceverete i testi, potrete leggerli con la stessa attenzione con la quale siete mirabili. Avete ascoltato senza muovere un ciglio un lungo discorso in arabo. Voi è vero che siamo abituati qualche volta a sentire dei discorsi che sono in italiano ma che sembrano arabo perché non li capiamo, insomma. E io fui onorato di poter trasmettere alla Santa Sede una richiesta del re Hassan II che voleva venire a testimoniare nella causa di beatificazione di Giorgio La Pira. E questo è stato fatto. Io non so se e come questi tempi poi si svolgeranno. Fra l'altro La Pira ha l'handicap di essere stato politico, che non è certo una cosa che aiuta a brillare nella eroicità della virtù. Qualche volta verso i politici si vuole la eroicità del popolo che li sopporta, insomma può essere, insomma, me compreso ovviamente, però non ho problemi di beatificazione né adesso né dopo, state tranquilli sotto questo aspetto. Sono fuori campionato. Si confesserebbe più volentieri con padre Pintacudo o con padre Sorge? Io li confesserei volentieri tutte e due. Da chi dei due si farebbe più volentieri impartire l'estremunzione? Posso toccare ferro. Sul piano personale uno può anche rassegnarsi a tutto, ma sul piano collettivo e sul piano dei pensieri, rassegnarsi a avere, diciamo pure, la piazza in mano a dei fascinorosi, in mano a degli eversivi. Guardate, una delle giornate più tristi fu quando uccisero un agente di pubblica sicurezza a Milano, a Narumma, e i cortei di giovani andavano per le strade dicendo: non uno ma cento a Narumma, non uno ma cento a Narumma. Eravamo caduti molto in basso, era il momento del tentativo di centrosinistra, e un giornalista importante, Mario Missiroli, fu direttore del Corriere, prima era stato direttore del Carlino, andò da Pio XII e cercò di introdurre il tema, disse: santità, Don Pietro non è cattivo. E il Papa disse: ma chi è Don Pietro? E allora lui disse: Nenni.
Il Papa disse, ah, ma mi hanno detto che quando era al Laterano, nel periodo dell'occupazione, bestemmiava. E Missiroli disse al Papa, Santità, ma in Romagna anche il clero bestemmia. Che mi congedai dall'amico Renato, invitando voi che, se quest'anno non mi vedavate, insomma, di dire una piccola preghiera per me. Ora mi vedete, anche se poi... Se poi qualcuno vuol pregare per me anche da vivo, non è che poi questo mi dispiace. Insomma. Intanto noi abbiamo una novità, che il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica mette tra i doveri del cittadino quello di occuparsi della cosa pubblica. Quindi non è il regno del diavolo, non è Cesare da una parte e Dio dall'altra. No, Signore, dà dei doveri nel modo... Poi che questo è possibile farlo. Signori, cosa è successo poi? Noi non abbiamo sparato un colpo di cannone e l'Unione Sovietica si è dissolta. Il cristianesimo è carità, il cristianesimo è gioventù, il cristianesimo è gioia, il cristianesimo è solidarietà. Tutto questo abbiamo bisogno. Abbiamo tanti strumenti oggi per diffondere le cose. Però devo dire che ci sono momenti nella vita nei quali la propria insufficienza si sente tutta intera e si avverte che qualche cosa di correttivo, qualche cosa che impedisca di cadere nel baratro esiste, e questo qualche cosa è la religione. Uno dei momenti terribili della mia vita fu quella mattina del 16 marzo del 78, quando rapirono Moro, uccisero i suoi uomini di scorta. Insomma, avevamo dinanzi un muro. Che voleva dire la solidarietà nazionale? Voleva dire che c'era una situazione obiettiva, sia proprio per l'esistenza di queste brigate che erano di una violenza assoluta e nessuno era in condizione di pesarne l'entità. Contemporaneamente vi era un'altra difficoltà grave: le situazioni della finanza italiana erano drammatiche. Abbiamo dovuto dare alle banche tedesche l'oro della Banca d'Italia come pegno per avere gli ultimi prestiti. In questa condizione, responsabilmente, e la linea era stata di Moro, ma responsabilmente i comunisti, Berlinguer in modo particolare, accettarono di superare quella che era una posizione, direi, storica di opposizione. Erano all'opposizione dal 1947, votavano contro tutti i governi. Insomma, e allora trovarono il modo di far sì che un governo monocolore democristiano potesse passare attraverso quella che si chiamò la non sfiducia, cioè l'astensione. L'italiano è una lingua molto ricca, cioè, che consente di poter passare dei guadi, cioè, trovando una denominazione. E la morte di Moro sfasciò tutto questo, insomma, e infatti l'anno successivo avemmo nel 79 delle elezioni, i comunisti furono penalizzati per aver fatto questo passo avanti e anche per aver fatto contemporaneamente e collegato un passo di graduale distacco dall'Unione Sovietica. Enrico Berlinguer aveva detto non ci deve essere più un partito guida, Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e partiti guidati. Aveva cercato di fare una procedura, direi, politica, sia concettuale sia pratica, di un certo allontanamento. Perché non si parla mai della sua vita privata? Ecco la domandina. Forse perché ne ho poca, nel senso che faccio vita pubblica abbastanza intensamente. Poi, per mia fortuna, ho
una moglie molto tranquilla, ho dei figli che non mi creano problemi e questa è la cosa che mi piace di più di tutto. Dialogare non è debolezza. Dialogare naturalmente è riconoscere che ciascuno ha qualche cosa da dire e qualche cosa da apprendere. Non sono molti che sono disposti a stare a sentire. Vedo che voi siete disposti e non voglio abusarne. Lei ha sentito che da qualche parte si è detto che il nuovo Presidente della Repubblica comincia per A? Ma, le piacerebbe, dica la verità però, così finiamo l'intervista. Certamente ci sono molte cose peggiori che possono capitare. Va distinto compromesso sui principi non è lecito e quindi certamente su questo non c'è discussione, ma questi sono i principi. Per il resto, forse tutta la nostra vita è un compromesso tra quello che uno vorrebbe e quello che uno può, tra le esigenze proprie e le esigenze del vicino, a cominciare dalla stessa famiglia, direi dalle cose più piccole alle cose più grandi. Bisogna sempre cercare di adattarsi. Uno pretende invece che quello che è il proprio modo di vedere o di vivere o di programmare deve essere quello, punto e basta. Questo può essere buono per l'eremita della Tebaide, ma non è buono per chi deve vivere, a cominciare, ripeto, dalla vita familiare, deve vivere in nuclei collettivi. Ma c'è stato un po' di vivacità agonistica, mi ha detto, ma questo accadeva anche nel passato. Io ho detto, sì, guardi, accadeva, ma c'era un grande vantaggio, non c'era la televisione che lo faceva vedere. Prima c'è stato Gregory Peck che ha detto che in Italia non è cambiato nulla, perché dal 52 fino ad oggi c'era Giulio Andreotti, c'è ancora Giulio Andreotti. Lei che risponde? Sono molto contento di essermi trattenuto. Noi avemmo un giorno anche un deputato comunista che ha detto un morso alla mano del ministro del lavoro, insomma, però una persona molto mite, siccome questo era Barbieri, disse meno male che non hai gli strumenti di lavoro contesi. Che cosa ho imparato? Ho imparato alla Costituente a rispettare coloro che in quel momento erano contro di noi e che se avessero dominato probabilmente ci avrebbero fatto di tutti i colori, però avevano alle loro spalle anni ed anni di prigione per essere coerenti con la loro convinzione politica, avevano vissuto anni in esilio, molti miseramente. E guardate che questo suscitava un rispetto, non voglio dire un'invidia, perché invidia sarebbe ingiusto, ma una grande ammirazione. Allora io dicevo, mi devo guardare dal fatto che questi possano diventare come i loro referenti sovietici, però io non potevo non sentire sul piano umano questa ammirazione e poi ritenere che il dolore, le sofferenze, le privazioni avevano dato una caratura a queste persone. Ma che cos'è che ha dato forza a questa Costituzione? Che quando si è lavorato giorno per giorno a cercare un punto d'intesa, vi erano le tre grandi correnti, la corrente socialcomunista, la corrente liberale e la corrente cristiana. Bene, giorno per giorno si cercava di trovare dei punti d'incontro e non c'è un solo articolo della Costituzione che si possa dire questo è un articolo dei cristiani, questo è un articolo dei liberali o questo è un articolo dei socialcomunisti. Ma c'è di più. Quando a metà del lavoro della Costituente, il 31 di maggio del 47, si rompe l'alleanza governativa, il governo del Comitato di Liberazione fatto da noi insieme a liberali, insieme a socialisti, insieme a comunisti, insieme a repubblicani, che non erano il Comitato di Liberazione ma era questa parte,
si rompe e si fa un governo con comunisti e socialisti all'opposizione, ad una netta opposizione. Bene, quel giorno il lavoro alla Costituente, nel redigere la Costituzione, è continuato come se non fosse successo niente. Noi avevamo un punto su cui eravamo in netta minoranza, perché noi alla Costituente, come democristiani, eravamo meno di comunisti e socialisti messi assieme, e poi su alcuni punti c'era tutto un mondo laico che era contro di noi. Uno dei punti era proprio l'articolo che riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa, il famoso articolo 7. Noi volevamo che si citassero i patti del Laterano, cioè che fosse fermo quello che era stato il momento conclusivo della questione romana. E questo fino a quel giorno era rimasto un sogno, devo dire. Ma quel giorno, 25 marzo 1947, avemmo questa sorpresa. Togliatti fece sapere a De Gasperi, con l'assoluto embargo fino alle 6 della sera, quando si radunava l'assemblea, perché disse che i suoi non lo sapevano ancora. C'era una disciplina con fronte alla quale, insomma, altre formazioni politiche certamente erano molto diverse, ma quando noi arrivammo al voto, Togliatti annunciò il voto a favore, perché disse: noi non vogliamo creare un momento di contrasto nella popolazione italiana, che è una parte notevole, una popolazione cristiana, comprese i nostri iscritti, dicete, ed è venuto fuori questo articolo. Insomma, è santa pace. Poi, insomma, noi, non voglio dire, un papa come questo non lo troveremo più, ma insomma un papa che sul tema, direi, scienza, fede, sul tema addirittura della fede, insomma un papa che ha detto un giorno: l'uomo ha diritto anche a cambiare religione se vuole. Insomma, in altri momenti il cardinale Ottaviani l'avrebbe scomunicato. Non dobbiamo cercare possibilmente di non giocare in difesa, perché se uno gioca solo in difesa, poi magari all'ultimo momento un gol finisce col subirlo. Nel corso della vita ci sono stagioni che uno ricorda con piacere e stagioni che uno ricorda con una certa sofferenza. Purtroppo molta gente ha stagioni solo di sofferenza, quindi questo dobbiamo anche metterlo in conto. Quindi se qualcuno di noi che era abituato ai tappeti rossi si trova invece dei tappeti rossi delle trappole, insomma, forse bisogna anche un certo senso di compensazione, bisogna averlo. Non parliamo dei segreti del mio successo, sarebbe meglio parlare del successo dei miei segreti. Ma veda, forse che qualcuno magari la pensi così può essere anche utile per fare un po' meno di carognate. Una cosa che non mi piace quando uno dice che uno ha gli scheletri dell'armadio, insomma, io per la verità ho avuto molte vocazioni, molte aspirazioni, ce l'ho ancora, ma di fare l'impresario di pompe funebri proprio non ce l'ho. La cosa per cui pregavo sempre durante questi anni di fare a tempo a vedere la conclusione, perché mi sarebbe dispiaciuto che fosse rimasta così una qualche ombra, eccetera. Ma questo è un problema che riguarda me personalmente. Io vorrei accennare ad un problema che ho di sé, e che è un problema di estrema delicatezza. Insomma, noi abbiamo una società nella quale proprio la contrapposizione rischia di diventare in tutti i campi un elemento di non vita, un elemento di non comunicazione. Lo accenno anche perché fa parte di questo tema. Guardate, quando io vedo che vi è un contrasto tra il potere politico, poi sia governo o non governo, e la magistratura, un contrasto così aperto, per cui ad uno sciopero o ad una non partecipazione al lavoro, forse è più giusto chiamar così, perché sciopero presuppone un datore di lavoro, ma ad uno sciopero ha partecipato l'86%,
Ma nemmeno nei metalmeccanici accade questo. Allora che c'è qualche cosa che non funziona, insomma. No, che c'è qualche cosa che non funziona. Questa società che si divide a comparti, allora io credo, in che modo questo si supera? E non lo so, io avevo avuto un'idea, ma ho visto che non ha potuto funzionare. Siccome abbiamo sia alla Camera che al Senato parecchi magistrati di varie estrazioni politiche, pensavo che potessero loro essere una specie di cuscinetto per riprendere un dialogo. Questo non ha funzionato, però il dialogo deve essere portato avanti, perché guardate, insomma, l'indipendenza della magistratura è una assoluta necessità e un coefficiente di civiltà su cui nessuno deve discutere, insomma, però occorre che tutto questo si svolga in una certa armonizzazione del sistema. C'è stato un ministro della giustizia che si gloriò di avere scritto lui parola per parola un articolo del primo ordinamento della giustizia che c'è stato nel dopoguerra, e questo articolo dice: il ministro guardasigilli ha la sovrintendenza sulla magistratura e sui magistrati, sia requirenti che giudicanti, cioè un potere del ministro che c'ha, e questo si chiama Togliatti, insomma, che ha scritto questo, insomma. L'Italia è un paese molto complesso, a parte la sua storia, insomma, la sua stessa storia nazionale, ma la sua cultura, i suoi interessi, insomma, è un paese più complesso anche di altri. Allora il semplicizzare dicendo no, o è bianco o è nero, e questo non funziona, insomma, può funzionare meccanicamente per un certo periodo, ma non funziona, non costruisce. Anche perché, siccome poi queste realtà ci sono, uno può anche, direi, ritenere di raggruppare soltanto in un gruppo A o in un gruppo B, ma poi all'interno di questi gruppi queste diversità ci sono e hanno spesso delle posizioni conflittuali nello stesso proprio interno. Allora a me pare che bisognerebbe di cercare questo senso del rispetto delle pluralità. Qual è stato il nostro segreto che ha funzionato per parecchio tempo? Che i partiti, che avevano una loro struttura, intanto avevano anche una funzione formativa di politica, avevano una funzione formativa di connessione con il territorio e con gli enti del territorio. E poi avevano, direi, la possibilità di unirsi o di non unirsi, di coordinarsi, mantenendo ciascuno la propria fisionomia, ma con una regola che era quella della pari dignità. La pari dignità, che vuol dire che non è che tu conti perché hai dietro di te 10 e io conto un decimo perché ho 1. La pari dignità è che ci sia il riconoscimento, e poi questa è la differenza tra le dittature e le non dittature, perché sennò diventa forma, non è più sostanza. La democrazia si costruisce in questo modo e si educano le persone al rispetto delle diversità e non alla volontà di cancellare queste diversità. Questo vorrei dire è la rieducazione politica forse che noi dobbiamo fare. Chi fa politica e crede in Dio sa che il suo biglietto d'ingresso in paradiso costerà molto di più di quello dei suoi amministrati. Scusi se insisto, nel suo armadio ci sono più doppi petti o scheletri? Anche questa è una specie di mania. Io ho detto un'altra volta che posso avere parecchie vocazioni, ma non quella delle pompe funebri. Io sento spesso dire, ah, ma la stabilità, la governabilità, sono cose bellissime. Però, badate, tutto sommato, noi alle nostre spalle abbiamo un'esperienza.
la tradizione italiana aveva un ciclo di 20 anni. Giolitti, grande Giolitti, per 20 anni è stato il dominus di situazioni varie. Mussolini ebbe una stabilità piuttosto notevole, ma è durato 20 anni. Noi siamo durati 40. Lo dico non per passeggiare nel Parco delle Rimembranze, ma per dire non è vero che questo concetto di stabilità, di governabilità, sia un concetto meccanico e che basti un tipo di legge elettorale maggioritario per correggerlo. Questo non è vero, anche perché questo consente poi, in questa maniera, se non c'è questa, chiamiamo pure duttilità di alleanze, di avere una rigidità per cui si possono avere all'interno di alleanze delle proposizioni non di partecipazione alla potenza, ma di prepotenza. Per esempio, tanto per non essere così, non camminare sulle nuvole, quando io vedo che un ministro attuale contesta al ministro dell'interno la liceità di ricercare soluzioni più eque, più umane sul problema dell'immigrazione, io non ci sto. Io come cristiano so che la scrittura ci insegna che lo straniero deve avere la stessa considerazione verso di lui, verso lo straniero, delle vedove e degli orfani. Questa è la Sacra Scrittura, e un paese di emigranti come è l'Italia non può dimenticare questo, io credo. Beh, come i coltivatori diretti si riunivano per difendersi da chi li poteva portare via la terra, così i coltivatori diretti di anime avevano il dovere di mettersi insieme per impedire che anche in Italia si dovesse attraversare una situazione di questo genere. Quindi non c'era confusione di sacro e di profano, era il profano che aveva invaso il campo del sacro e che impediva che il campo del sacro potesse svilupparsi. Attraverso il nuovo catechismo io ho visto con molto piacere che è un bestseller nella editoria di questo anno, però non vorrei che capitasse quello che è capitato al Capitale di Marx, che tutti lo dovevano avere nella loro biblioteca, ma molti poi confessano di non averne letto nemmeno la prima pagina. E a tutto questo progresso, che certamente ha avuto però due grandi riscontri negativi: la maggiore possibilità di reddito ha creato anche un enorme aumento del consumo di droga, ha creato un aumento di criminalità. Per questo ho detto che vi può essere un progresso senza sviluppo, o un progresso almeno con uno sviluppo non adeguato. Vi è una necessità enorme di cambiamento, si parla molto di transizione, anche se è una transizione un po' sui generis, della quale si conosce la sponda di partenza, ma non si conosce la sponda di arrivo. Dobbiamo però evitare di essere ingenerosi ed ingiusti, è l'unico accenno che faccio nei confronti della Democrazia Cristiana. L'Italia non può dimenticare che nei momenti cruciali nei quali c'era, rischiando da dare al popolo italiano la guida nel senso giusto per non precipitare nelle avventure, nei disastri, è stato il fulcro della Democrazia Cristiana a salvare il nostro paese. Si è voluto spesso parlare di un potere egemonico della Democrazia Cristiana. Questo non è giusto. Non solo noi abbiamo, anche nella prima legislatura, quando eravamo maggioranza assoluta, noi abbiamo ricercato la collaborazione, e De Gasperi lo teorizzò in un modo assai preciso in un paese così complesso da tutti i punti di vista, come anche ai vertici della rappresentanza politica sia necessaria questa rappresentazione multipla degli stessi interessi. Un concetto di libertà della scuola.
che non è ancora entrato. Aldo Moro ebbe la crisi di un suo governo per due soldi dati con una legge ad un asilo. E noi abbiamo sempre visto, mi ricordo qualche anno fa, e feceste benissimo quando Claudio Martelli qui disse che era giusto in fondo far qualche cosa per dare il senso alla parità della scuola. Però alcune volte quando si va dalle coste marittime alla complessità della capitale, poi le idee vengono abbastanza raffreddate e non si riescono mai a portare... avanti dei principi. Non meno grave è il campo della bioetica, dove oggi noi vediamo subdolamente, silenziosamente cercare di corrompere la società umana, non la società cristiana, con tutto quello che riguarda l'eutanasia, con quello che riguarda l'inseminazione artificiale, la ricerca di un gene perfetto per creare l'uomo. Ma questo l'ha già detto Rosenberg, l'ha già applaudito Hitler. Non può essere coerente con una politica familiare un sistema in cui gli assegni familiari siano dei centesimi. C'è un autore fuori di qualunque sospetto, Nietzsche, che nel suo libro Al di là del bene e del male scrisse: l'intelligenza degli uomini dei tempi moderni è tanto ottusa da non capire più il senso del linguaggio cristiano. La differenza del rocciatore. Un tempo per arrivare alla base della parete doveva faticare ore e ore, delle volte dei giorni, questo approccio graduale. Oggi con le teleferiche e altri mezzi meccanici si può andare direttamente senza alcuno sforzo e ci si arriva lì alla base. Ma questo che significa per molti? Significa non essere pronti a poter affrontare la montagna. La nostra civiltà, forse rispetto a delle civiltà del passato nelle quali il gradualismo di approccio ai valori cristiani era più sentito, forse pretende di poter rispondere un suo sì o un suo no senza avere la adeguata preparazione. Preparazione che qualche volta è resa difficile dai mezzi di informazione. Non chiediamo di avere della benevolenza, noi chiederemmo solo di avere una distinzione tra notizia e commento. Oggi il mondo mi pare invece che si avvii, in modo particolare per mezzo della televisione, a fare affidamento più che sulla persuasione, sulla emotività. Il rischio che noi abbiamo avuto di finire nelle stesse condizioni dell'Ungheria. Allora, ricordo, i comunisti o ex comunisti che fossero, se la prendevano a male, dicevano no, ma da noi era un'altra cosa. E perché? Dire da noi sarebbe stata un'altra cosa è un'offesa ai comunisti ungheresi, ai comunisti cecoslovacchi, perché anche loro non credo che volessero finire sotto le grinfie dei sovietici. Però questa è la realtà oggi non più contestabile, che noi paesi del Patatanto non abbiamo mai dovuto sparare un colpo di cannone e l'Unione Sovietica è morta e nemmeno abbiamo tanta voglia di commemorarla, siamo molto contenti che sia morta. Dal punto di vista individuale vi erano molte situazioni critiche. Io posso dirlo, mi invitò un giorno a colazione Paietta, insomma Giancarlo Paietta, e mi parlò e mi disse con molta spontaneità che lui nei giorni aspri proprio della crisi ungherese aveva avuto la tentazione di suicidarsi, perché mi disse mi crollava tutto un mondo e io sentivo veramente che cosa voleva dire, per, non era solo lui ovviamente, ma per persone che avevano sacrificato tutta la loro giovinezza credendo in negativo contro il fascismo e in positivo credendo in questo mito
di carattere comunista, vedere che cosa poi in concreto era, poi certamente nei comizi, nei discorsi, nei contraddittori, non lo riconoscevo. Mi prendo in giro da solo visto che non ci riescono gli altri. Che ci provino è vero, ma però guardi, prendersi un po' in giro da solo fa molto bene per non montarsi la testa, per non darsi delle arie e per non credersi veramente un uomo superiore. Io mi diverto tanto a non credermi un uomo superiore perché non lo sono, fra parentesi, quindi, ma però se mi guardo in giro non ne vedo tanto. Non so se ancora, ma una volta la segreteria di Stato finiva le sue lettere con una frase molto bella: con tutto il rispetto che la signoria vostra merita. Cosicché se uno ne meritava molto, ne meritava poco, insomma... Molto difficile dirsi addio, ma no, addio non è una bella parola, diciamoci arrivederci, vero, non si dice mai addio? Beh, ai vivi si dice poco, insomma... Ma signor Ministro, io sto abbastanza bene in salute. Mica penso per lei, lei lo dice, io sarei in questo caso il destinatario. Cosa farò nell'aldilà se mai ci andrà? Vorrei fare il ministro. Esiste una canzone alla quale lei è legato? Una canzone che le ricorda qualche cosa alla quale è affezionato? Una canzone? Sì, una canzone di un vecchio film. L'amore è una cosa meravigliosa. Guerre puniche a parte, mi hanno accusato di tutto quello che è successo in Italia. Nel corso degli anni mi hanno onorato di numerosi soprannomi. Il Divo Giulio, la prima lettera dell'alfabeto, il Gob, la Volpe, il Moloch, la Salamandra, il Papa Nero, l'Eternità, l'Uomo delle Tenebre, Belzebù. Ma non ho mai sporto querela, per un semplice motivo. Possiedo il senso dell'umorismo. Io la ringrazio infinitamente, onorevole, per la piacevole conversazione. Grazie a lei. Grazie a lei.